Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Con questo video vogliamo dare un approccio diverso rispetto al video che abbiamo fatto precedentemente e che vi invito ad andare a vedere per imparare la verticale. Oggi lavoreremo sulla verticale di testa. Perché? Perché questo video è adatto a tutte le persone che magari non fanno ginnastica, che non hanno ancora forza sulle braccia e che magari hanno più uno stile legato allo yoga. Nella ginnastica questo metodo che oggi vedremo è poco utilizzato perché con le piccole ginnaste si presuppone che abbiano già forza sulle braccia o che comunque la stiano sviluppando durante l'allenamento con la preparazione fisica specifica. Partiamo con gli esercizi sulla testa. Ci mettiamo alla parete. Ho tre appoggi, testa e mani. Formano un triangolo. Le mani sono con le dita larghe e leggermente più gatte per avere più presa. Sollevo il bacino che va a toccare il muro e piego le gambe al petto. Rimaniamo in questa posizione 15 secondi. E scendo. Lo step successivo sarà portare le ginocchia dal petto alla verticale, sempre con l'appoggio del muro. Rimaniamo anche in questa posizione 15 secondi. Come vedete, tutto il mio corpo è appoggiato alla parete. Il bacino è in retroversione. Cerco di allungarmi verso l'alto. Non esiste l'arco lombare, questo è sbagliato. E scendo. Possiamo vedere un terzo esercizio, quando avrò già preso un po' più di confidenza con la verticale a parete. Ripeto l'esercizio portando i piedi da terra, apro in spaccata frontale e chiudo la verticale. Poi riapro in spaccata frontale e tocco con le punte a terra. Lo facciamo 5 volte. Uno. Il sedere non stacca mai dalla parete. 2. Tre. Quattro. Cinque. Benissimo. Ora proviamo a ripetere gli esercizi staccandoci dal muro, quindi a corpo libero. Mi ricordo bene dei tre appoggi a triangolo, delle dita leggermente piegate per fare presa al suolo e rimaniamo in questa posizione 15 secondi. Cerco di guardare un punto fisso per mantenere più facilmente l'equilibrio. E scendo. Le mie spalle comunque lavorano, quindi tra un esercizio e l'altro posso scioglierle, ad esempio facendo delle circondazioni indietro e in avanti. Ora proviamo a stendere le gambe e mantenerla verticale, 15 secondi. Con i piedi cerco di allungarmi verso il soffitto, addominali e glutei contratti, bacini in retroversione. E scendo. Sciolgo anche il collo.
E ora dalla verticale apriremo le gambe in spaccata frontale 5 volte. Controllo la respirazione. Ora posso anche mantenere 15 secondi la spaccata frontale. Via. È stato. Senza il muro possiamo pensare anche di aprire le gambe in spaccata sagittale con la gamba destra e con la gamba sinistra. Ovviamente per avere una buona sagittale bisogna lavorare sulle spaccate a terra prima, quindi su tutta la parte della mobilità e flessibilità. Ve lo faccio vedere. Cerco di bilanciare la gamba dietro e quella avanti. E scendo giù. Ecco, questi sono degli esercizi di base per imparare a fare la verticale con un approccio diverso, ossia con i tre appoggi, testa, mano a mano. Spero che il video vi sia piaciuto e per il vostro step successivo vi invito a guardare il video che abbiamo già fatto.